L'Italia è tra i paesi nel mondo in cui si leggono meno libri e la Puglia compare nelle ultime posizioni fra le varie regioni della penisola nella classifica relativa al numero di lettori. Che siano troppo presi dal lavoro o da passatempi più leggeri, i pugliesi dunque sembrerebbero preferire stare lontani dalle pagine di un libro, pur essendo consapevoli di quanto sia importante e salutare dedicarsi alla lettura e alla cultura. L'ultimo libro che ho letto, i libri di scuola, diciamo, dell'università. Sarebbe, diciamo, utile leggere per mancanza di tempo, più che altro. Dico la verità, non leggo quotidianamente. So che purtroppo è sbagliato, però è così. Ma nel tempo libero, anche se devo dire la verità, ce n'è poco, piuttosto preferisco passarlo con i miei amici. No, non sono interessato. Sinceramente preferisco i film e i libri. Anch'io non leggo molti libri perché penso che l'uso dello smartphone al momento sia indispensabile e che comunque ha colpito un po' tutti. Anche se stimolati dai docenti, quando poi vengono qui ad acquistare il libro che riguarda quello che è il progetto scolastico, loro tendono a risparmiare, a prendere quello con poche pagine. Quindi questa è la cosa, che i docenti provano a stimolarli nella lettura, ma loro sono ancora reticenti. Ecco allora che la scuola deve ricoprire un ruolo di primo piano e di supporto nell'educare i ragazzi all'importanza della lettura dei libri. Nel momento in cui noi facciamo rete con il territorio, quindi reti culturali, reti con le biblioteche, con le associazioni, in questo reticolo culturale le scuole si integrano e presentano le loro attività e integrano le attività delle altre associazioni. Solo questa scommessa potrebbe ridurre questo deficit, questo problema. Riavvicinare, ma mediare tecnologia e linguaggi tradizionali. Ma ci sono anche le eccezioni, i tanti ragazzi che preferiscono leggere un buon libro piuttosto che trascorrere intere giornate sui social e sugli smartphone. Credo che al giorno d'oggi il ruolo della scuola sia molto importante perché, come dicevamo in precedenza, ci lasciamo distrarre dai computer e dai social network, quando invece, come appunto riprendendo una famosa citazione, chi non legge, diciamo, vive solo una volta, mentre chi ha la fortuna di leggere vive più vite. Quindi penso che leggendo si aprono appunto nuovi orizzonti e si ha la possibilità di conoscersi e conoscere l'altro meglio. Purtroppo ai giorni d'oggi lo smartphone è, diciamo, una priorità, non si riesce a farne a meno, ma bisognerebbe tornare un po' indietro e riuscire a non fare a meno di una buona lettura, un buon libro rispetto a un gioco o un'applicazione. La lettura è importantissima perché apre mondi, ci apre nuove realtà, nuove visioni attraverso semplicemente delle parole. Ragazzi, leggete perché è importante. Quello che vi ferma è sapere che può essere noioso leggere, può essere noioso aprire un libro e magari leggere 200 pagine di un libro, ma in realtà è interessantissimo. È come calarsi in una storia che non è la propria, ma in cui ci si immedesima totalmente.